Kinoko. Tantaro. C'è Kinoko che è questo E.T. È brutto lui. Lui è brutto, però è E.T. Guarda quando è E.T. col cappello dal mago. Allora, Kinoko è un gioco gratis. È un gioco gratis, ma penso che sia gratis solo per un tot di isole. L'abbiamo scaricato per provarlo, vediamo un attimino, insomma, godiamoci il panorama e le compenetrazioni. Che comunque... Vabbè, è un gioco dalla grafica semplice, ma tutto sommato gradevole, con delle rocce ben modellate e dei suoni registrati nel bagno. Posso prendere la neve e spalarla? Tipo quello. Ah. E adesso ho imparato tutto in questo mini tutorial. Posso far crescere le piante. Come si fa a far crescere? Là nel buco. Ah. L'erba è tra le più brutte che io ricordi, eh? Però ho sbloccato una cosa col fiorellino che si è aperto. C'è un altro consiglio da ascoltare da parte di questo fungo. Se abbassi questo, poi si alzano le altre. Carino. Peccato che il salto Y sia messo veramente a cazzo di cane. Tu devi giocare a... in giapponese. Sì, bravo. Ok, quindi sappiamo tre cose: che piantiamo le piante, che spaliamo la neve e che facciamo cadere la neve dagli alberi. Prendi un po' di neve qua, prendi un po' di neve, che è importante. E che ci faccio? Una volta che ho fatto queste cose... Sipping cool. Ma io praticamente sono un tutto fa... Ah, vedi? Mamma, che gioco di merda. Perché? Perché devi fare... per esempio, stava scritto che devo spalare due pezzi di neve. Vabbè, ma è solo la prima fase. Fai crescere un fiorellino qui. Due fiorellini devo far crescere. Ah, quindi non puoi andare avanti se non completi tutti i divertentissimi task. A quanto pare no, lì farò. Finirò la mia corsa qui togliendo un altro po' di neve. È un gioco rilassante, se vogliamo. L'erba è tra le più brutte che abbia mai visto. Questa è la seconda volta che ti sento dire questo. No, è un pensiero estemporaneo che ho detto così tra me. Però magari adesso il gioco si evolve, cambia. Sì, dai, adesso ti hanno lasciato da solo. Non lo sto nemmeno rompendo, ragazzi, perché mi pareva bello. Notare il passato. Siamo nella caverna. È carino però, carino, simpatico. La caverna di Gardaland sembra. La ricordi la caverna di Gardaland? No. Quello nella nave dei corsari che tu vai no. Sotto terra. Però il tuo PC mi piace, ogni tanto soffia. A lui piace soffiare, fatti i cazzi tuoi. Lui soffia perché non ce la fa. Oddio, madonna. Dai, fai cadere un po' di neve dall'albero. Sì, perché non l'ho mai fatto. Ma una cosa comunque, ma ce ne sono due, vedi? Comunque è un capolavoro questo gioco. Beh, è un gioco di esplorazione, se vogliamo anche di meditazione. Tu sei lì che insomma cerchi la tua... Sto meditando... Di chiudere il gioco? Un pelino. Guarda, io gli do fino al terzo livello. Magari al terzo livello si evolve e proprio diventa un altro gioco. Però sono sicuro, se facciamo una ricerca viene fuori che questo gioco ha vinto dei premi. Ma no, che cazzo mi... L'erba è tra le più brutte che abbia mai visto. Mi sembra che tu l'abbia già detto, ma non ne sono sicuro. No, però l'ho notata adesso. Ah, quanti fiori, visto che stavi parlando dell'erba, dobbiamo piantarlo? Penso due, perché questo è il gameplay del 2. Ma poi mi spieghi perché un tizio col cappello dovrebbe andare in giro a spalare la neve? Perché qualcuno degli sviluppatori ha creato sto modello per imparare a usare Blender. Ma no, ma perché comunque è carino, cioè è coccoloso. Sì, però comunque l'erba è tra le più brutte che abbia mai visto nella mia vita. Comunque mi sembra la prima volta di averlo sentito sto fatto. Praticamente ti dice esplora, gira e fai crescere le piante e togli la neve, spala la neve.
è come se giustamente un tizio si svegliasse la mattina. Che cazzo è? La talpa. Ma finalmente un po' d'azione. Mo' gli capo in bocca se non si toglie. Poi questa cosa è lenta. È pesantissimo, ragazzi. Molto, molto però pesante. Però abbiamo sbloccato un'altra isola. Adesso sicuramente si potrà fare. Saltare di qua. Io potevo fare una cosa là, Ti sei trattenuto, hai fatto bene, perché sennò poi il gameplay diventa monotono. Con me che cerco di rompere il gioco. Esatto, la gente... A loro gli piace un sacco, veramente. No. A lungo andare scassa il cazzo, perché poi diventa... Guarda che bello, però. Dà soddisfazione quando finalmente sblocchi un'area. Adesso sicuramente dovremmo fare qualcosa di differente. Vedi? Allora, mi piace la neve a terra, posso dire? È molto fluffosa. Contrariamente all'erba, che è tra le più brutte che abbiamo mai visto, la neve è veramente caruccia. Soprattutto all'ombra. Al sole si sgamano tutte le magagne, ma all'ombra è bellissima. Praticamente tu devi aiutare i... Un procione! Quanto è grasso? Vieni, procione. Siamo un riccio, un procione. Adesso, cioè, sicuramente si evolverà il gioco, ragazzi. Sicuramente si dovrà fare qualcos'altro, tipo spalare la neve e far cadere la neve dagli alberi e costruire dei... Però posso dire che questa terza zona è un po' più... Ok, vai, fai crescere un fiore. Uno di due. Credo che tu debba far crescere un altro fiore. Il mucchietto, vai. Davvero? Ma io dico, ma come cazzo si fa? Aspetta, qua c'è sicuramente una volpe, quindi... Che bellina la volpe che dorme, bellissima! Vabbè, c'è la... Puoi volare. Perché non mi fai fare... Fra un po' comincio a romperlo, perché già mi sono cagato il cazzo, non per altro. Quindi... Allora, quando dici che ti sei cagato il cazzo, io non capisco bene perché. Perché? Ma che carino, però. Ma è un concept buttato alle ortiche, eh? Sì. Buttato proprio. Fammici una storia, no? Quando fa sta roba è messo in difficoltà anche la 2080 Ti, Devi capire, sono un sacco di poligoni questi. Almeno 4. Adesso si complica, cambia proprio tipologia, diventa uno sparatutto. È finito il primo mondo. Ma forse era il tutorial, dai. Lungo come tutorial. Però adesso si evolverà. È un concept carino, poteva dare tanto. Fu così che Giorgio trovò la ragione della sua vita. L'amore di Marta lo ripagò di tutte le fatiche e finalmente poté masturbarsi. È finito. È un gioco al femminile, ecco perché non so di un cazzo. È tutto al femminile, c'è pure un uomo. Mannaggia, la musica è bella, infatti. Comunque tu ma lo... quanta gente ci ha lavorato a sto gioco? Ma vedi, fatemi venire un'idea! Perché non si fanno venire un'idea? Non gioco in tanti. Comunque lui è rimasto prigioniero del personaggio di Paolo di YouTube Money. Che ora ho rivisto tutto YouTube Money e il tuo personaggio è tremendamente sessista. Ma guarda, l'hai scritto tu, l'hai scritto, ma non è che l'ho scritto io. Che io sia rimasto un attimo. Ovviamente si scherza, però posso dire che questo enorme tutorial fatto da 15 persone. Sì. 15 persone, ma uno che fa la storia di queste 15 persone ci sarà? Chinotto bocciato per quanto mi riguarda. Ragazzi, l'erba più brutta che abbia mai visto, con il gameplay più inutile che abbia mai visto. È gratis, quindi provatelo. È gratis perché non hanno avuto il coraggio di farlo pagare. Sì, ma anche volendo, cioè... Quanto lo fai pagare sto gioco? Ma magari diciamo sotto di fondo è stata fatta per persone che hanno disabilità. Ti faccio una bella ricerca, ti faccio vedere che sta merda ha vinto dei premi, come tutte le merde senza... Questo è proprio pointless, giusto? Qui c'è gente entusiasta. Siamo stronzi noi. Adesso sto per dire una cosa brutta.
Io ho preferito il gioco di Daniele da Sommatto. Ma questa è una demo, dai, deve essere una demo. Ma fammi provare il gioco. È una demo, che cazzo devi provare? Non c'è il gioco. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Anche a Mario è piaciuto molto. No, raga, non è... Io non so, è estremamente positivo, però non lo so. Se vuoi esco fuori e andiamo là. Come estremamente positivo? Tutti quanti dicono che è molto bello questo gioco. Ma perché? Non c'è niente, nulla, niente. Vabbè, ma è per dire, bravi ragazzi, adesso trovate una storia. E noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Intanto Kinogo, per quanto mi riguarda, è bocciato, anche a prescindere dall'erba più brutta che abbiamo mai visto.